troppo stretto, il manto sintetico è rovinato, io spererei di andare a giocare da un'altra parte. Però vabbè, detto questo, ci teniamo il punto, anche se abbiamo avuto parecchi, 3 o 4 occasioni dove potevamo far gol. È chiaro che se la sblocchi, il primo tempo specialmente, poi può essere aiuto in discesa. Rimani sullo 0-0, loro in difesa adesso sono solidi, una bella squadra e hanno tenuto fino all'ultimo. Dipende anche dal campo questa scelta di giocare spesso palla lunga dal dietro e provare un po' meno quando trovi una squadra che si chiude e riparte in contropiede, gli spazi non ci sono, c'è poco da fare, ci sono pochissimi spazi e non riesci a giocare, non riesci a fraseggiare, per quel poco che abbiamo fatto, che abbiamo creato, specialmente il primo tempo con Fini, che abbiamo fatto azione con Boschetti e siamo arrivati davanti alla porta, poi la cicata. Però fai fatica a giocare su questo campo, in effetti poi ti chiedi perché fuori casa giochiamo meglio, c'è poco da dire. Fuori che la settimana scorsa hai fatto una partita spettacolare con 8 gol, oggi neanche uno, insomma, un po'. Beh, l'unica cosa positiva è che non abbiamo avuto gol, la difesa ha fatto, però è chiaro, quando trovi una difesa anche come la loro è tosta, nonostante poi, ecco, ripeto, poi ha fatto una grande parata su Ravasi il secondo tempo e su Brucini il primo tempo, e quindi c'è anche il portiere. Quindi stiamo una domanda, diciamo, statistica, perché voi siete una squadra che sfrutta bene, ed è ovviamente un complimento i piazzati. Oggi avete tirato 11 corner, non siete riusciti a essere pericolosi. Oggi può succedere, io ho contato 11 anni. Oggi erano bravi anche loro. Poi quando fai gol, specialmente quando c'hai Bini che ha fatto 5 gol, Riva ne ha fatti 2, Piccini ne ha fatti 3, è chiaro che la squadra si prepara. Dicono che questi hanno i difensori più prolifici, è normale che si preparano. Poi oggi, ho visto anche con Cappelluzzo oggi, è l'unica partita dove è stato un po' più in difficoltà delle altre. Mister Di Gioia, al termine di Franciacorta 0-Seregno 0, cosa si poteva fare di più per evitare lo 0-0, che comunque è un buon risultato in trasferta? Sì, un buon risultato contro un'ottima squadra, loro molto fisici, bravi a giocare, quindi sapevamo che sarebbe stata difficile. Cosa potevamo fare? È sfruttare quelle occasioni che abbiamo avuto e per almeno una di quelle fare bene. E cosa le è piaciuto di più della sua squadra oggi? Il sacrificio. Oggi sì, sapevano già che poteva essere dura, hanno constatato che effettivamente era così e sono stati in partita tutto il tempo. Avete giocato tanti palloni alti e poi puntavate tanto sulle seconde palle, era... Allo stesso faceva il Franciacorta, diciamo che era pensata così questa partita, se la immaginava così, o è stato un po' a seguire? Sì, avevamo anche in parte preparata così, perché il campo è piccolino, quindi con due squadre schierate diventava difficile giocare. Ci abbiamo provato anche a giocarla, e quando mettavamo palla per terra si andava via bene, perché loro con le palle per terra facevano un po' più fatica. Grazie.